Allora, siamo giunti all'ultimo premio, il premio assoluto di questa edizione 2014. Tredicesima edizione, siamo già ormai proiettati alla quattordicesima, Sì, però gustiamoci quest'ultimo premiato. Now we are going to celebrate the most important award of this event. E prima di conoscere il vincitore del premio assoluto, godiamoci insieme questo video. J.U. Barnett is a 16-year-old math and science prodigy. When he was 2 years old, he was diagnosed with autism, known as Asperger syndrome. His IQ level equates to 170, and he has been proposed for a Nobel Prize. He says his mind is constantly buzzing with new theories. For him, fun is reciting from memory the infinite series of numbers known as P, as he can memorize more than 200 of P numbers in an afternoon. He can understand and analyze the logic of higher mathematics. He can visualize and solve conflicting problems by using what he calls the fourth dimension. I remember math and numbers. I don't remember other things. For example, if someone asks me where something is in the house, I tell them I don't know. Because of Jacob's autism, his parents Christine and Michael Barnett were surprised when, at the age of 9, Jay got his degree from the University of Indianapolis, earning a full scholarship, as well as now he is a research student in Perry Mentor Institute of Canada. Jake was answering them, and then he took the final at the end and got an A on it. And suddenly, the people at the university took notice of that and eventually invited him to attend the university. That, I believe, is the reason why I am in college and I am so successful. It is the rise as to my love for math and science and astronomy, and it's the reason why I care. Otherwise, I wouldn't have gotten this far. He has his own little tight-knit group of friends that he hangs out with, he studies with, he leads study groups. I have college-age girls calling the house wanting to know if Jake is available to study during finals. When I go to campus with him, it's like I'm walking around with Elvis. Research based on Einstein's theory of relativity. It is definitely something else. The great memory does help him, of course, because once he reads something, he remembers it. But what is more important is that he has the drive to learn more. He definitely stands out as a powerhouse of raw talent. Al giovanissimo americano Jacob Barnett. Chiamiamo su eminenza la grandissima e signor cardinale Dario Castiglione Hoyos, don Bruno Lima, la professoressa Vicky Papatatti, il cavalier Fabrizio Marsini, il dottor Tommaso Rossi. Iscritto all'università quando aveva appena 10 anni, laureato con un master, sta per conseguire un dottorato. Ricercatore di soli 14 anni. Jacob è uno scienziato dalle grandi capacità, con al suo attivo importanti pubblicazioni. Pensate, sta elaborando uno studio sulla teoria della relatività di Einstein. Il suo esempio ha sfatato tutti i tabù sull'autismo, dando speranza a moltissimi ragazzi che ne sono affetti. Jacob Barnett, join
joined the university when he was only 10 years old, graduating with a master's degree. He is about to attain a doctorate researcher at the age 14. He has a science of great capacity, with already many publications to his credit. He is preparing a study on Einstein relativity theory. His example has debunked all the taboos about autism, giving hope to many young people who are affected. Premio Sciacca, a Jack Barnett. Your first time here in Italy? Second time in Italy. Do you like Rome? Rome is amazing, yes. Fantastic. Do you think you can study even in Italy or only in Canada now? There is actually a very strong quantum gravity group of people in Italy, so it is actually possible. Ok, quindi si può, perché c'è un buon gruppo di scienziati che studiano le varie teorie, relatività e Einstein, e quindi può farlo anche qui. What is your goal for your life? Sure. I don't know. I want to advance quantum gravity research, but I don't know, there's so many different directions that I can go in at the moment, so. Okay, io gli ho chiesto insomma qual era il suo obiettivo per la sua vita, e lui dice non lo so, io adesso sto studiando, sto facendo ricerca, e in funzione di dove andrà la ricerca capirò anche quale sarà il mio obiettivo. What will you do when you grow up? What will you do when you grow up, when you're a big man? Quando diventerai un grande uomo, che cosa vorrai fare da grande? I don't know, when I grow up I think I'm going to become a professor. Ah, il minimo, il professore probabilmente. Lui lo è già. You are a professor, you are a teacher. Jacob. You are now a big man, okay? Yeah. You are now a big man, okay. How old are you, just to remember? 16 anni. Va bene, so, io gli farei un altro applauso. Moltissimo Caterina, dove sei? Grazie, abbiamo fatto tutta la comunicazione con la famiglia di Jacob Barnett. Da 3 giorni noi stiamo qui a Roma, abbiamo conosciuto tutta la famiglia. Devo dire una cosa sinceramente, la mamma di Jacob è un diamante, ha fatto un figlio e ha 3 figli meravigliosi, però penso realizzato dallo scultore Hilelis, che salutiamo, facciamo, lui ce l'ha già presa. Perfetto, abbiamo fatto tutto qui mentre insomma. Tassos Theodorakis, che dona da parte di Grecia una scultura in marco, no, Todorakeas, Tassos Theodorakeas. Ecco. Jacob, another award for you. Yeah. Una scultura in
marmo dove è incisa la lettera F dell'alfabeto greco, lettera di matematica che ricorda appunto Pitagora. Giacomo Barney, grazie. Grazie a tutti. Grazie. Valeria Ciardiello. Savino Zaba, grazie, grazie a voi. Ringraziamo le autorità e il pubblico presente. Noi ci proiettiamo già nella prossima edizione. Vi aspettiamo ancora qui all'Università Urbaniana Città del Vaticano il prossimo anno per l'edizione numero 14 del premio Sciacca. Prima di andare via ricordiamo che fuori all'Aula Magna ci attende un aperitivo, un vin d'honneur, un aperitif come preferite. E suona Joe di Ganuria anche lì, va bene? Alla grazie prossima edizione. Buon pomeriggio, buona serata. Buona ciao Jacob, thank you so much. Calispera.